ministro dell'interno Piantedosi. Ascoltiamo. Per mettere a confronto esperienze, quindi fare tesoro di ciò che di buono viene fatto in un luogo per proporlo in altri luoghi, insomma fare sinergie e quindi fare quella tessitura sul territorio nazionale di quelle che possono essere poi le esperienze, il contributo di valutazione che a partire dai sindaci può venire secondo uno specifico punto di osservazione, ma secondo anche la grande esperienza che poi ogni sindaco e ogni autorità locale fa sul proprio territorio. Abbiamo parlato di immigrazione, di problemi conseguenti, insomma, quindi di minori stranieri non accompagnati, di piazze dello spaccio, di altre cose, in maniera molto proficua e con delle prospettive di traduzione in immediati programmi di lavoro aggiuntivi, perché non è che non si facesse nulla qui a Firenze, anzi, voglio dire, c'è un impegno che ho registrato già da tempo, quindi molto proficuo, con dei risultati tangibili, però insomma, quindi con un'ipotesi anche di rilanciare un'attività, ecco, di rifinitura. Quello che ho voluto condividere con il sindaco, ecco, e con i rappresentanti delle forze di polizia, ovviamente sarebbe velleitario immaginare che insomma siamo titolari di una qualche possibilità, di una qualche funzione, di un qualche potere che può cambiare immediatamente e dare soluzione a tutti i problemi, no, che abbiamo. Però dobbiamo dare risposta ferma, sicura, percepibile ai cittadini che ci manifestano sempre di più l'esigenza di percepire che lo Stato c'è. Quindi io quello che dico sempre anche ai miei collaboratori più diretti, ma trasferisco anche alle istituzioni locali, è quello che insieme dobbiamo tarare la nostra attività per dire i fenomeni sono complessi, a volte gravi, a volte difficili da affrontare con un punto di equilibrio tra quello che deve essere l'esigenza di rigore, di fermezza, di affermazione della legge, ma nello stesso tempo delle complessità che i fenomeni stessi pongono da altro punto di vista, di un punto di vista sociale, insomma, ecco, quando si parla di minori, categorie fragili, variamente declinate, però dobbiamo, ecco, mai fare professione di rassegnazione, dobbiamo marcare la nostra presenza e dare l'idea che lo Stato c'è. Quando dico lo Stato, ecco, come ho detto in riunione, parlo nelle sue varie espressioni e articolazioni, ricomprendo il ruolo dei sindaci tra i primi posti, insomma, di espressione del ruolo dello Stato, prima di tutto perché lo è anche dal punto di vista ordinativo, nel senso che è ordinamentale, perché i sindaci sono anche ufficiali di governo e quindi sono un'articolazione importante dello Stato, e poi perché sono rappresentanti di una componente importante delle città, delle comunità territoriali, quindi concorrono a pieno titolo a quelle che sono le decisioni e le azioni che si fanno. Detto questo, per grandi linee, poi risponderò anche alle vostre domande, ma se il sindaco lo ritiene, ecco, vuole integrare questa presentazione. Grazie, ringrazio innanzitutto il ministro Piantedosi per la sua rapidissima, veloce disponibilità a venire a Firenze per presiedere un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.